La BCC di Montepone ha subito detto sì quando ci ha chiamato la Confidi. In effetti si tratta di dare la possibilità a tanti artigiani, a tanti piccoli imprenditori di accedere a operazioni finanziarie, di accedere al credito bancario, ecco, garantito da Confidi. Rispetto ai grandi players, le BCC conoscono meglio il territorio, conoscono meglio i soggetti e quindi possono meglio focalizzare la sostenibilità dell'operazione, quindi non stare solamente attenti all'aspetto prettamente economico del bilancio, un conto economico, un dato importante, giusto, che bisogna ovviamente prudenzialmente guardare, ma dare anche la possibilità a un soggetto che per un momento ha avuto un momento di crisi di riaccedere con la sua azienda al sistema bancario. Il fine delle BCC in Italia, ma di tutte le BCC, non è quello di fare solo profitto, quindi la nostra idea non è solo fare profitto, fare soldi, ma sostenere il territorio, tutto ciò che ci circonda. Come avviene ciò? Tutta la raccolta, noi per statuto, per legge, che viene effettuata nell'ambito di un territorio, viene riimpiegata nello stesso territorio. Quindi si forma un circolo virtuoso che dà a sostenere il tessuto sociale, le imprese, le famiglie. Questo deve essere il messaggio che noi da qua vogliamo oggi lanciare, che è quello di avere la riapertura di credito all'uomo, non a quello che è uno storico, quello che è un certificato, quello che può essere un parametro all'interno di un computer. Cioè, oggi viviamo nel settore, cioè vediamo nel settore che stanno cominciando ad emergere i robot, ma noi cominciamo a fare l'anti-robot, cioè quindi creiamo i presupposti per cominciare a ragionare. Ragionare con le credito cooperative, ragionare con la banca sotto casa non è più tanto un luogo comune quanto è un luogo di necessità. Quindi io riterrei opportuno che si aprissero dei tavoli, che si parlasse di credito, che si progettasse il credito. Questa è la mia ambizione, mi auguro di riuscirci. Sì, nel 2014 la Camera di Commercio stanziò 1 milione d'euro del proprio patrimonio per agevolare le garanzie dei piccole e medie e grandi aziende. Fu davvero un successo. Il primo lavoro che fece invece la Giunta nel 2018 appunto di analizzare questi fondi che erano stati stanziati, e ci siamo resi conti che in effetti c'era una parte, cioè questi 70.000 euro che ancora dovevano essere messi sul territorio. Quindi è stata una precisa idea della Camera di Commercio di appunto stuzzicare, in qualche modo agevolare, e grazie a Ecofiri Solidarietà e grazie al dottore Bevacqua, che ha trovato l'accordo con la banca del territorio, quindi la banca credito cooperativo di Montepone, hanno trovato questa convenzione, e questi 70.000 euro varranno una garanzia per 350.000 euro con il moltiplicatore del 5%. Quindi andiamo ancora una volta a fare quasi una proroga di quello che era stato fatto in 2014, e lo facciamo davvero ben volentieri, perché sono garanzie e soldi che vanno direttamente alle piccole, soprattutto aziende, e abbiamo focalizzato molto questo: diamole ai commercianti, alle piccole aziende, cerchiamo di allargare più possibile queste garanzie.